Nell'ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'Al Al-Nasri comunica la conclusione della trattativa relativa a Fabrizio Amicoli. Ecco quanto riportato da Stadio News. La trattativa per portare Fabrizio Amicoli all'Al Al-Nasri è cessata, si legge. La volontà del presidente Zamparini è quella di tenere il calciatore ancora al Palermo, come richiesto dal contratto. Amicoli quindi sarà ancora rosanero, ancora per un anno. Silvestre, la meritocrazia va premiata, il presidente vuole il bene del ragazzo e per lui l'Inter può essere un grande salto professionale. E questo è il pensiero di Giuseppe Sannino, allenatore del Palermo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Miccoli, sono felice che sia rimasto, tutti vorrebbero avere Fabrizio, sarà il primo a mettersi in discussione, scriverà altre pagine oltre a quelle già scritte. Non vede l'ora di iniziare la sua avventura con la maglia rosanero. Samir Wicani si confessa a Stadio News, sentiamo. Noi dobbiamo fare bene per noi stessi e per il gruppo, e questo sarà più importante di tutto, che facciamo un grande gruppo che riusciamo a fare il grande risultato. L'importante è anche noi che diamo tutto il nostro massimo per fare contenti, per far stare tu contenti tutti quanti. Spero che facciamo tutti il nostro lavoro e che riusciamo a fare il grande gruppo. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino comunica la conclusione dell'operazione legata a Matteo Darmian. Il Torino è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo, con accordo di compartecipazione dal Palermo Calcio, il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Darmian. Giornata calda sul fronte mercato, soprattutto per l'Inter, che chiude l'operazione Silvestre e regala a Stramaccioni un giocatore di assoluto livello, il centrale nerazzurro, dopo aver sostenuto ieri pomeriggio le visite mediche. Al Palermo circa 8 milioni di euro senza contropartite tecniche. Il Catania vuole accelerare per Hasmin Kurtic, per i netti al momento nega qualsiasi contatto con i cugini per il centrocampista. Non ci sono pervenute richieste da parte del club ateneo per il giocatore sloveno. Kurtic partirà con il ritiro, ma se dovessero arrivare successivamente delle offerte dalla Catania o da altri club, le prenderemo in considerazione. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.